Ciao a tutti e bentornati all'appuntamento con i libri. Quest'oggi parliamo di un romanzo tutto italiano e decisamente divertente e particolare. Mi riferisco a La felicità è una cosa semplice di Lorenza Gentile, pubblicato dalla casa editrice Einaudi. Qui facciamo la conoscenza di Vito Baiocchi, un 46enne potremmo definire come tanti, che vive a Londra, non ha più una compagna e ha perso di recente anche il lavoro. L'unica soddisfazione consiste nella sua iguana Calypso, alla cui esistenza tiene davvero tantissimo. Non ha una guida, non ha desideri, si trova al capolinea e quindi decide di farla finita. Organizza tutto al meglio proprio anche per far trovare l'iguana alla donna delle pulizie che dovrebbe intervenire il giorno dopo, perché appunto è l'unico essere al mondo a cui lui effettivamente è legato e ci tiene, e decide di morire, di legare una corda al lampadario e di farla finita. Purtroppo quando è tutto ben vestito, pettinato, pulito e pronto a questo estremo gesto, squilla il telefono. La prima volta lascia correre, in fondo non sarà ben importante, sta per mettere fine alla propria vita. Squilla una seconda volta, a quel punto inizia a essere infastidito pesantemente. Quando anche il cellulare prende a suonare, decide che allora deve per forza rispondere una volta per tutte, in fondo sarà l'ultima volta che risponde al telefono. Però non sa che dall'altra parte della linea c'è la nonna, l'unica persona, l'unica parente ancora in vita di Vito, e alla nonna non si può dire di no. Gli chiede di accompagnarla in un viaggio da Londra, dove vive lui, fino a Palermo per salutare il suo storico amante, il cognato Santo. Ormai la donna è molto anziana, sa che avrà ancora pochi anni di vita e lei vuole passare nel suo paese d'origine insieme alle vicinanze di quello che era appunto il suo amore della giovinezza. Ovviamente Vito non può dire di no, anche perché spiega alla nonna una serie di difficoltà e lei gli trova una soluzione e quindi decide di fare questo viaggio insieme alla nonna, un viaggio che deve essere rigorosamente in treno. E nel libro sono scandite proprio tutte queste tappe nelle varie città che il treno toccherà Vito e la nonna. Ebbene, non vi svelo molto altro perché è un viaggio che dovrete anche voi lettori fare insieme a Vito, insieme alla nonna. Vi posso dire però che è un viaggio che potremmo definire di riformazione e di riappropriazione del proprio destino. Quello che si desume dalla lettura di questo romanzo estremamente piacevole, scritto in maniera molto lineare e diretta, è che la vita non è qualcosa di statico, è qualcosa in continua evoluzione, in continuo movimento, qualcosa che può sempre cambiare. E l'interrogativo che permea un po' tutto il romanzo e da cui si desume anche il titolo è: che cos'è la felicità? Ebbene, non è per tutti la stessa cosa, ma all'interno di questo romanzo, con protagonisti decisamente maturi, ci sono alcune risposte che possono essere poi personalizzate. Vi posso dire però che è ricco di colpi di scena ed è un romanzo davvero godibilissimo. Vi consiglio quindi La felicità è una cosa semplice, scritta da Lorenza Gentile e pubblicato dalla casa editrice Einaudi. Detto questo, l'appuntamento è per le prossime edizioni. Vi auguro una buona giornata insieme ai libri.